PEGI 18. Ciao a tutti, siamo Spiga Montato, benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Hitman Absolution, ci siamo lasciati nella scorsa puntata, a questo punto dovevamo uccidere le tre persone. In che modo? Ancora non lo so. Come vedete sono queste tre persone segnalate dai puntini. Non ho ancora trovato un modo, cioè ci sto pensando ma non mi viene in mente niente. Perché non si muovono da qui sti bastardelli? E se io li uccido... Ah, ecco, già si muovono allora. Devo ucciderli uno a uno probabilmente, e senza farmi vedere dagli altri, perché sennò tutti urlano, poi succede un casino. Allora, la difficoltà è questa più o meno: ucciderlo senza farmi vedere dagli altri, dalle altre persone. È la cosa un po' difficile, visto che tutti ogni volta mi riconoscono, porca miseria. Poi c'è la polizia, a proposito. Ho appena sentito. Quindi va in la merda. Niente, adesso seguiamo questo tizio e vediamo un po' dove ci porta il vento. Allora, dopo un po' di pedinamento si è mosso. Sta andando in un altro posto che non avevo ancora visto. E lo sto seguendo. Allora. Vediamo un po' se si può fare qualcosa. Ok. Allora, mi hanno beccato. Adesso proverò a ucciderlo. Naturalmente ci riuscirò perché sono un figo. Ok, gira questo mouse. Boom. Anche a te, mi scusami, però hai visto troppo. Li uccido tutti, ce l'ho fatta. Uno è ucciso perlomeno. Allora, quello che volevo fare l'ho fatto. Ora mi travesto. Cosa succede? Adesso che ne ho ucciso uno dovrebbe essere più semplice. Porca puttana, mi hanno visto. Non ci posso credere, è venuto lui da me. Grazie. Ok, mi piace questa roba. Spezza il collo, è così semplice, mamma mia. Allora, facciamo così. Sì, dammi quella pistola. Che palle, oh. Ok. Sì. Ok. Qualcun altro vuole venire a vedere, cazzo? Vorrei riuscire a nascondere i cadaveri se mi dessero il tempo, magari. Mamma mia, com'è duro il lavoro di killer. Allora, questa cosa mi piace. Sono riuscito a ucciderne già 2 su 3. Il terzo devo ancora trovarlo, però non credo sarà così difficile, visto che il secondo è venuto da solo, da me, proprio senza nessun problema, così. Ciao, ehi, perfetto. Occulta. Allora, ora possiamo andare alla ricerca. Questa pistola, sì, mi piace. Vediamo se questa ha più munizioni. Oh, sì. Ne ho 2 adesso, che bello. Direi di fare... No, what? Quell'arma da dove cacchio è uscita? Mi piace. E mi servirà probabilmente. Perfetto. Ora, messo a posto la pistola. Ho un po' di istinto, la risposta è sì. Allora, dove si trova il tipo? Oh, mamma mia, casino. Allora, eccomi qui. Il tipo sta là dietro. Credo ci sia altra gente, quindi andrò molto con calma. Allora, ciao. Ce l'ho fatta. Spezzo il collo. Ok. Ho un posto per in cui nascondere. Mamma mia, oggi non ho voglia di non riesco a parlare. Mi vedono se vado qui? No, direi di no. Allora, li abbiamo uccisi tutti e tre. Tutti e tre, cacchio. Perfetto, perfetto, perfetto. Così che voglio essere bravo. Mamma mia, che bravura. Ok, ora metti a posto quella pistola. Attiva il checkpoint. Olè. Ora possiamo anche andare indisturbatamente. Indisturbati. Magari non troppo, però vabbè. Dettagli. In questa bellissima porticina che ci porterà all'esterno di questo bunker di merda. E olè. Sempre il tipo che chiede soldi. Ha coperto il caffè perché l'altra volta gli ho buttato dentro le monete. Però ci dovevamo fare una trasposizione cinematografica, la seconda di Hitman. Non me la perderò sicuramente, fighissimo. Birdie, lui dov'è? Mi devi un caffè, brutto stronzo. Se n'è andato con quel cowboy. Aveva l'aria di un lavoro sporco. Stavano andando in centro, credo.
cammina anche questa merda. Ah, questo è il pulmino dell'informatore. Troppo tardi, 47, non ho avuto scelta. Dica pure, Mr. Wade, cos'è che preferisce? Figlio di puttana. Pezzo di merda, devi pagarla. Devi pagarla. Tu sei morto, hai capito? Io so tutto, lui non lo sa, ma io sì. Sei morto, caro amico. Istinto puro, sbloccato. Aumenta la quantità di istinto guadagnata attraverso le... Ok. Vediamo il punteggio. Sì, meno 15 per i camerini, what? Beh, non è male come punteggio. Contando che non mi sono mai... occupato di controllare il punteggio. Vabbè, continua. Andiamo avanti con la storia di Hitman Absolution. Triste qui senza i bambini. Mi sarebbe piaciuto andare in gita con loro. Rosewood. Allora, probabilmente siamo nel convento in cui avevamo lasciato la ragazza. Oddio. Ah, sei tu. Fortunatamente sei qui. Victoria sta male. Un attimo prima stava bene, poi ha iniziato ad ansimare, ma i dottori dicono che non ha niente che non vada. La sua collana? La collana? Ah, beh, è sul cassettone, ha rotto il gancio, ma l'ho aggiustato. Qualcuno ha chiesto di lei? No. Devo portare via Victoria ora, il posto più sicuro dell'edificio. Lo scantinato, lo scantinato. Scendi subito lì, ti raggiungerò con Victoria. Sì, sì, certo. Oh, santo cielo. Vieni. Grazie. Sei tornato. What? Come avevo detto. Ero così, così spaventata. Devo portarla nello scantinato? Questa è la mia missione? Non so neanche dove sta andando, sinceramente. Non c'è la mappa, quindi seguirò il mio istinto che mi dice di andare non qui di certo. C'è una porta, direi di sì. Ma ci sono altre stanze. Oh cazzo. Colpi di pistola. Mi sa proprio di sì. Parla piano. Cara, ho promesso a Diana che ti avrei tenuto al sicuro. Oh, abbiamo la mappa finalmente. Il nostro obiettivo sta lì. Ah, è un ascensore, credo. Sì. Forniranno copertura. Cos'è stato? Cazzo. Oh cazzo. È solo che... Cioè, Cristo, che fine ha fatto il nastro adesivo? Wade è fatto così. Gli piacciono i massacri. Fanno arrabbiare. Sì. Siamo leggermente fottuti o sbaglio? Nel senso, se loro sono arrivati quassù, allora è facile arrivare lassù. Quindi è anche facile ucciderci tutti e andare a fanculo. Ok, mettilo in quel lettino e andiamo nello scantinato. Bella giacca comunque. Brum brum, motherfuckers. Oh cazzo. Sì, dai, sali lassù. Che diavolo stiamo facendo? Vediamo ciò che abbiamo iniziato. Allora, nel silenzio delle tenebre, ucciderò uno di questi due. Lo stanno pestando per bene. Beh, se non la troviamo, Wade ci aprirà una porta.
Che figli di puttana in calore, vi ammazzo tutti. Ma è una suora, aspetta. No, no, aspettate, aspettate. Non l'avevo mica capito. Brutti bastardi. Siete morti? No, meglio nascondersi. Allora, sono pieno di obiettivi, a quanto pare. Non so perché, ma mi portano qui. E nella stanza accanto, oddio, non voglio andare nella stanza accanto, perché è pieno di gente. Di gentaglia che devo uccidere. E non mi piace uccidere, sì, invece sì. Ho un'altra suora, ciao. Oh, no, è pieno di suore. Ciao, suore. Devo salvarlo, non posso rimanere qui impalato. Sono solo due. Ti ho salvato per stavolta. Aha. Posso salvarti? Direi proprio di no. Mi dispiace, ciao. sì, prendiamoci le armi nuove. Questo buca, eh. Quest'arma è bella. Sei morto? Via libera, ok. Possiamo stare in piedi, finalmente. Mi dà la pistola, grazie. Tantissimo, ok. Andiamo avanti. Prossimo obiettivo, direi che sta qui. Siringa? Siringa. What? Perché vedo così? Primo soccorso. Una meravigliosa. Oh, aspettate, cosa ci fa un fusibile qui? Vabbè. Ok, devo trovare il fusibile a quanto pare. Non ho capito perché vedo strano. Comunque, devo seguire gli obiettivi che mi portano qua giù. Ciao, altra suora morta. Insomma, ci casiamo. Sì. Mi conviene stare inchinato perché credo ci sarà. Che ci siano tante persone qui. Perché ho questa siringa in mano? Ok, vai. Abbiamo un checkpoint. Andiamo avanti. Questo livello mi piace. Devo dire che è molto interessante. Anche se è pieno di gente. Porca puttana. Ciao, altra suora. Non fraintendere. Mi dispiace per... Oh, ciao. Ok, il timer dice che il tempo è finito qui. E in effetti il tempo è finito qui. Quindi io sono Spigaramontato. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito spigaramontato.ml o su Facebook digitando facebook.com/spigaramontato official. Io sono Spigaramontato. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio di Hitman Absolution. Ciao.